Le occupazioni abusive in centro storico di alcuni palazzi ancora fermi al palo della ricostruzione continuano, nonostante i vari blitz nel corso del tempo della polizia. È da tanto tempo che i residenti segnalano movimenti anomali in alcuni edifici, sia perché pieni di bottiglie, sia per giri strani, forse spaccio di droga. Sotto accusa ora c'è un immobile tra via San Benedetto e Imperillis e via dei Lombardi, in piena zona rossa, dove sabato sera sono volati bicchieri di alcol con bottiglie lasciate sul posto, con blitz della polizia, culminato però in nulla di fatto. Un palazzo nel quale ci sono divani fuori, sul divano sono stati trovati dei giovani. In realtà però era attenzionato da tempo, c'era stato trovato pure un coltello. Anche il presidente del consorzio ha dovuto intervenire dicendo che l'edificio è a rischio crollo, e poi l'assessore alla ricostruzione privata Tinari, che ha spiegato che il comune nulla può, quella faccenda è in mano alla procura. Anche l'assessore alla sicurezza urbana Fabrizio Taranta da tempo con il comune sta attenzionando quell'immobile, ora c'è una catena davanti. Per quanto riguarda l'immobile in centro, oggetto di attenzioni in queste settimane, siamo già intervenuti, la situazione era a conoscenza, più volte siamo intervenuti appunto per impedirne l'accesso e metterlo in sicurezza, l'ultima volta soltanto qualche mese fa, quando abbiamo segnalato anche la situazione alle forze dell'ordine, abbiamo ripristinato gli sbarramenti per impedire l'accesso e segnalato a tutti, quindi l'immobile è sotto attenzione anche da parte della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine. Anche questa volta interverremo affinché si impedisca l'accesso in quell'immobile, e chiediamo anche la collaborazione di tutti i cittadini, visto che comunque la zona è molto frequentata, di segnalare casi in cui si dovessero riscontrare delle nuove frazioni, in modo tale da poter intervenire tempestivamente e impedire quindi che qualcuno possa accedere e stabilirsi all'interno.